Una buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo tornando sullo sciopero delle marinerie, il cui perdurare sta creando problemi ai ristoratori che con grandi sacrifici anche economici continuano a proporre ai loro clienti pesce fresco. Il servizio di Paolo Renzetti. Lo sciopero delle marinerie sta creando disagi a tutta la filiera della pesca. Il riferimento è anche e soprattutto al settore della ristorazione che sta cercando di far fronte ad una situazione non semplice. Proporre sulle tavole dei clienti il pesce fresco è più difficile, ma soprattutto più costoso. Molti ristoratori sono costretti a fare sacrifici quotidiani per non alzare il prezzo dei menù all'inizio della stagione estiva con l'arrivo dei primi turisti. Si guarda anche al futuro quando a luglio ci sarà anche il fermo biologico. È dura perché quel poco pesce che si trova è aumentato in maniera esponenziale e noi non possiamo attuare dei rincari allo stesso modo di quanto paghiamo di più il pesce. Quindi cercate di mantenere gli stessi prezzi per andare incontro anche alla clientela. Assolutamente, assolutamente sì. La clientela è abituata a pagare quel tipo di prezzo, per cui cerchiamo di essere lineari con quello che pagavano prima. L'augurio, insomma, che comunque questa agitazione possa rientrare e si possa tornare a lavorare con maggiore tranquillità. Assolutamente, ce lo auguriamo tutti quanti, anche se le prospettive non sono delle migliori. Cerchiamo di recuperare quello che il mercato ci offre. Sicuramente la scelta è ridotta, però con l'aiuto della piccola pesca, qualcosa che viene da fuori, cerchiamo di recuperare il pesce più fresco possibile tutti i giorni. L'obiettivo è anche quello di mantenere i prezzi inalterati sui menù. Il problema è un problema serio perché vanno capiti i pescatori che hanno questo problema grosso del caro benzina, caro gasolio, e da un paio di mesi a questa parte che i prezzi obiettivamente sono schizzati alle stelle. Beh, c'è un approvvigionamento di importazione di pesci dall'estero, un buon congelato in barca e poi la manipolazione giusta per lavorare questi prodotti. Acquistando del congelato in barca sporco e poi lavorarlo in loco, la qualità viene quasi equiparata al pesce fresco. Molte volte un buon congelato è superiore al pesce fresco. Qualcosa viene rallentato, cioè anche perché la cultura esterna dell'acquirente non riesce a percepire certe cose. Se non riesci a sopperire determinati prodotti, il cliente non se ne accorge nemmeno. Ancora un principio di incendio nell'area della riserva naturale Pineta d'Annunziana di Pescara, devastata dalle fiamme lo scorso agosto, l'agosto di un anno fa, è riaperta solo parzialmente di recente. A rilevarlo dall'elicottero è stato l'undicesimo reparto volo della Polizia di Stato di Pescara, impegnato nelle attività promosse per testare un dispositivo in grado di riprendere ad altissima definizione immagini inviate in tempo reale alla sala operativa della Questura. Le immagini, rilevate questa mattina nel corso della simulazione dal mezzo aereo e visualizzate dalla sala operativa, fa sapere la Questura, hanno permesso l'immediato intervento dei vigili del fuoco che sul posto hanno spento le fiamme. Le attività di test della Polizia di Stato a bordo dell'elicottero sono iniziate ieri. Il dispositivo di ultima generazione potrà trovare impiego sia nell'ambito dell'attività ordinaria di controllo del territorio, sia per grandi eventi di ordine pubblico. Solo pochi giorni fa due piccoli incendi avevano interessato due distinti compartimenti della Pineta d'Annunziana, dove sono ancora visibili gli effetti dell'incendio devastante della scorsa estate. Cambiamo argomento adesso perché la Corte d'Assise di Chieti ha condannato Guerino Spinelli con la pena dell'ergastolo. Il 32enne di Pescara aveva ucciso a calci e pugni l'amico Marco Cervoni il 1 gennaio del 2020 in un appartamento del Ferro di Cavallo. Il servizio è di Stefano Recanati.
colpì a morte l'amico Marco Cervoni con calci, pugni e con un corpo contundente il 1 gennaio 2020 in un'abitazione del quartiere Rancitelli di Pescara, dove la vittima era ospite di una coppia. Per questo la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Guerino Spinelli, di 32 anni. La sentenza è arrivata dopo un'ora di camera di consiglio ed ha accolto in pieno la richiesta del PM Anna Benigni, che aveva chiesto il carcere a vita. Inoltre Spinelli è stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale ed è stato condannato a risarcire in separata sede i danni alle parti civili, genitori e la sorella della vittima. Parti civili alle quali la Corte ha assegnato una provvisionale di 50.000 euro ciascuna, ponendo il pagamento a carico dell'imputato. La ricostruzione. Spinelli, secondo l'accusa, quella mattina era infuriato perché Cervoni non aveva risposto alle sue telefonate. Di qui l'aggravante dei futili motivi e in base ai risultati dell'autopsia il 35enne ricevette numerosi colpi alla testa. Determinanti le intercettazioni che la procura stava svolgendo per un'altra vicenda, oltre alle dichiarazioni di testimoni che hanno rotto il muro di omertà. Per la difesa questo è il caso di un omicidio senza movente. Se non c'è il movente, come fanno a sussistere le circostanze aggravanti? Ha commentato l'avvocato Melania Navelli. Non è emersa alcuna prova. Quella applicata a Guerino Spinelli è una pena inadeguata e sproporzionata per come è andato il processo. Non è emerso la prova di nulla. Nessuna somma potrà risarcire il danno sofferto dai genitori e dalla sorella. Il commento invece dell'avvocato delle parti civile, Salvatore Mezzanotte. Però riteniamo che questo è il primo passo per ricostruire un equilibrio quantomeno di carattere familiare, anche in linea con quello che è l'ordinamento giuridico. E adesso il bollettino Covid della giornata odierna. Sono 477, di età compresa tra 3 mesi e 102 anni, nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 335 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 9,32%. 6 decessi, il bilancio delle vittime sale così a 3.330. In rapida riduzione i ricoveri. Gli attualmente positivi sono poco più di 19.000. 182 pazienti, meno 16 sono ricoverati in ospedale in area medica e 8, meno 2 sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.827. Vediamo le variazioni provincia per provincia. 96 casi in provincia dell'Aquila, 161 in provincia di Chieti, 79 in provincia di Pescara, 93 in provincia di Teramo, 9 risiedono fuori regione, mentre per 39 sono in corso verifiche sulla provenienza. Parliamo adesso di elezioni amministrative, perché il prossimo 12 giugno i cittadini dell'Aquila sono chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale. Tra i 4 candidati c'è anche il sindaco uscente Pierluigi Biondi, l'esponente del centrodestra. Tra i vari temi del suo programma elettorale punta molto sul lavoro come volano per evitare lo spopolamento. Che è riuscito a portare il centrodestra unito alle prossime elezioni. Le sfide, lei le sa bene, sicuramente sono quelle di cercare di completare il più possibile la ricostruzione, facendolo soprattutto con i fondi del PNRR. Sì, in realtà abbiamo più canali di finanziamento. Fortunatamente, grazie a una nostra battaglia, 2 anni fa abbiamo ottenuto ulteriori 2,8 miliardi per completare la ricostruzione privata e pubblica. Abbiamo vinto bandi importanti del PNRR, abbiamo programmato le risorse del fondo complementare. Ad oggi siamo a circa 180 milioni di euro di opere che si faranno in questa città, direttamente da noi o attraverso delle stazioni appaltanti. Naturalmente è un percorso lungo che richiede del tempo, se poi si aggiungono i 2 anni di pandemia che comunque hanno congelato le attività, però io sono molto fiducioso che, diciamo, nel prossimo quinquennio saluteremo definitivamente la rinascita della città. L'Aquila è il capoluogo di provincia abruzzese che perde meno abitanti rispetto agli altri. C'è un tema generale di cosiddetto inverno demografico, nascono pochi bambini.
cittadini, anche gli immigrati si adeguano ai ritmi di vita del nostro e quindi fanno anche loro pochi figli, però nonostante ciò l'Aquila perde meno degli altri, se dovessimo vedere il bicchiere mezzo pieno. Quanto è fondamentale avere più posti di lavoro per far sì che comunque resti una città capoluogo, questa vivibile? Questo è fondamentale, la base di tutto, senza lavoro non vivono le comunità, è per questo che abbiamo fatto battaglie importanti contro il precariato e abbiamo dato prova per esempio nella stabilizzazione di oltre 100 persone dentro il comune dell'Aquila, abbiamo fatto battaglie per il risanamento delle nostre partecipate, abbiamo fatto battaglie su temi importanti come quello dell'internalizzazione del call center che lavorano per conto di INPS, facciamo battaglie ovunque ce ne sia bisogno. Ci sono dei dati positivi, certamente, faccio l'esempio del Tecnopolo, da 500 a 1800 addetti, ci sono tante nuove aziende che si insediano nella città dell'Aquila, naturalmente questo non è sufficiente, bisogna continuare sulla strada degli investimenti, cosa che faremo con il fondo complementare, con la misura B e con le altre risorse destinate al Comune dell'Aquila specificatamente o alla Regione Abruzzo attraverso la programmazione FESR. Il consigliere regionale Marco Cipolletti denuncia ritardi insopportabili all'ASL di Teramo per i cittadini che richiedono una visita di controllo per nei sospetti o altre lesioni della cute. Secondo Cipolletti, per una dermoscopia bisognerebbe attendere fino a gennaio 2024. L'ASL smentisce categoricamente affermando che le prime disponibilità sono addirittura a pochissimi giorni. Tania Bonnici Castelli. Accuse pesanti da parte del consigliere regionale Marco Cipolletti e del medico di medicina generale Siriano Cordoni sulle liste d'attesa all'ASL di Teramo e in particolare per la mappatura dei nei. Si tratta quest'ultima dell'epiluminescenza, un esame che permette di valutare le lesioni della cute. Il consigliere Cipolletti ha sostenuto che una prenotazione di tale esame diagnostico, da effettuarsi entro 10 giorni come da prescrizione, avrebbe trovato una disponibilità solo nel gennaio 2024. L'ASL di Teramo precisa invece che dopo una consultazione della piattaforma di prenotazione, la prima disponibilità di una dermatoscopia è per il 3 giugno prossimo all'UCCP di Villa Rosa, il 28 settembre 2022 all'Ospizio Marino di Giulianova, il 3 ottobre nel distretto di Roseto. Il cittadino, spiega il direttore sanitario Maurizio Brucchi, con le giuste indicazioni avrebbe potuto soddisfare la sua esigenza di valutazione di un neo nei tempi giusti. Infatti tale prestazione, secondo l'ASL, non godendo di criteri di priorità, può essere erogata entro 120 giorni come prevede la norma. Il problema delle liste di attesa esiste, commenta e riconosce il direttore generale Maurizio Di Giosia. Non a caso a marzo l'ASL di Teramo ha varato un apposito piano di recupero che sta dando buoni frutti. L'azienda sta valutando anche misure straordinarie, fra le quali la limitazione dell'attività in libera professione negli ambiti in cui non si rispettano i parametri. Inoltre proporrà nella stesura del prossimo accordo integrativo con i medici di medicina generale dei livelli sanzionatori per le reiterate prescrizioni inappropriate, così come attuato in altre regioni. L'amministrazione comunale di Francavilla al Mare ha presentato la giornata della salute che avrà luogo il prossimo 4 giugno in piazza Sant'Alfonso e darà la possibilità di eseguire controlli e visite mediche con più di 15 medici specialistici. Francavilla ha aderito con grande piacere a questa iniziativa promossa dall'Associazione Nuova Serope, che voglio ringraziare, l'Associazione Commercianti Francavilla che spende tanta energia proprio anche sul nostro territorio, e dall'organizzazione No Profit Chivanis con il patrocinio del Comune di Francavilla, dell'ASL, della provincia di Chieti. È una splendida iniziativa perché è finalizzata a promuovere l'importanza della prevenzione della salute. Ci saranno numerosi specialisti, medici ospedalieri, che metteranno a disposizione le proprie competenze per screening in materia di dermatologia, ginecologia, diabetologia, dietologia, endocrinologia e così via. Sono tantissime specializzazioni, invito davvero tutti a partecipare perché è un momento importante in cui, con un costo simbolico, perché il prezzo per la visita è di 10 euro per gli adulti e 5 per i bambini, si può
veramente fare tanto, perché prevenire è sicuramente meglio che curare, e dopo questi anni di pandemia in cui veramente la prevenzione è stata trascurata, è importante tornare a parlarne e a occuparsi di prevenzione. Anche dopo il Covid noi abbiamo riscoperto l'importanza del bene salute, per cui è un bene sociale, è un bene individuale, e chiaramente come istituzione ASL siamo ben lieti di aver dato il patrocinio a un'iniziativa che coinvolge tutta la città di Francavilla insieme al Comune e il volontariato. Un'iniziativa importante che arriva dopo 2 anni di pandemia, dove purtroppo molti hanno trascurato la prevenzione, quindi più che mai ora è importante farsi visitare e curarsi. Sì, noi abbiamo visto su tanti temi, specialmente anche sugli screening oncologici, un calo, perché le persone anche invitate non si sono presentate. Chiaramente abbiamo anche qui una prevenzione che parla anche di prevenzione in età pediatrica su questa iniziativa, che è altrettanto importante, perché ci sono tanti temi a partire anche dalla socializzazione che, diciamo, è venuta a mancare in questa pandemia, oltre chiaramente a tutto il tema del fumo e dell'alcol, e ci avviciniamo all'estate dove sappiamo, diciamo, la vita dei giovani all'aperto è dovuta anche a questo. Io ringrazio tutti i professionisti, i medici che si sono resi disponibili, anche i miei dipendenti, gratuitamente a fare un'informazione sulla prevenzione a tutta la popolazione, sia da giovani che da adulto e anche chiaramente in età geriatrica. La consegna di una edizione speciale della Costituzione sarà uno dei momenti salienti della prima edizione del battesimo civico che si terrà questo venerdì al Teatro Marruccino di Chieti. Andrea Costantini. Il report Istat 2020 rende manifesta la distanza tra la politica e i giovani, uno scollamento che riguarda il 30% della fascia di età tra i 18 e i 34 anni e che sale al 50% nella fascia 14-18 anni. L'iniziativa del Comune di Chieti, proposta dalla consigliera Barbara Di Roberto, la cui mozione è stata approvata all'unanimità dall'intero Consiglio Comunale, vuole essere un tassello che prova a invertire quel trend. Così, venerdì 3 giugno, all'indomani della festa della Repubblica, molti neo-diciottenni della città di Chieti riceveranno il cosiddetto battesimo civico in un'apposita manifestazione al Teatro Marruccino. Lo scopo è quello di riavvicinare i giovani alle istituzioni, alla politica e a quei processi decisionali che devono vederli protagonisti. All'evento parteciperanno anche parlamentari, il prefetto e l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte. Una giornata che avrà un momento particolarmente significativo. Noi tutti consegneremo copia della Costituzione ai giovani. Questa copia che noi andremo a consegnare loro è un'edizione speciale edita dalla Giuffre Francis Lefebvre, grazie a una collaborazione e una sinergia istituita con loro, ed è un'edizione speciale per ragazzi curata dal professor Enzo Di Salvatore, che è un costituzionalista, un professore ordinario dell'Università di Teramo, e questa è una copia della Costituzione, devo dire, specifica per i giovani, ma anche innovativa rispetto alle copie che generalmente vengono consegnate, perché ad esempio è aggiornata all'introduzione dell'articolo 9, quindi sulla tutela dell'ambiente. È la prima edizione del battesimo civico destinata ad avere un futuro. Già dall'anno prossimo, con l'accordo delle presidi degli istituti superiori, svilupperemo un progetto, un programma più ampio all'interno di tutte le scuole. È giunto alla terza edizione l'evento La scuola va in scena, performance itinerante di musica, arte, danza, teatro, poesia, fotografia, letteratura, che si svolgerà a Colle Corvino e Picciano dal 3 al 5 giugno. Parliamo oggi del 3, 4 e 5 giugno, durante il quale si terrà la terza edizione della performance itinerante di musica, arte, cinema, fotografia e poesia, durante quindi il quale tutti quindi i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Colle Corvino e i ragazzi delle scuole che fanno parte della rete Le Trame dell'Arte, di cui noi siamo scuola capofila, presenteranno le loro attività, frutto quindi di una progettualità. Questa quindi progettualità si è
classificata prima, quindi a livello nazionale, ottenendo quindi finanziamenti del piano triennale delle arti promosso quindi dal Ministero della Pubblica Istruzione. Possiamo realizzare questa manifestazione che occuperà tutte le piazze dei comuni di Colle Corbino e di Picciano, proprio quindi grazie a una collaborazione con gli enti quindi locali, quindi con le amministrazioni comunali, con quindi le diverse quindi scuole che fanno parte della nostra rete. Si tratta di 10 istituti comprensivi e scuole secondarie di secondo grado di tutta quindi l'area vestina, e anche quindi grazie alla collaborazione con il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara, con l'associazione Camerton, che è un ente quindi accreditato, riconosciuto dal Ministero, piano triennale delle arti. Porto il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di Colle Corbino. Io come ex sindaco e oggi vice sindaco non posso che essere soddisfatto che dopo 2 anni di fermo si ritorni a questa manifestazione importante, le trame dell'arte, perché è una manifestazione, questo ricorre il 3° anno, i primi 2 anni sono stati bellissimi, importantissimi sotto il profilo culturale e socievole anche dei ragazzi, perché c'è uno scambio interculturale tra diverse scuole del comprensorio pescarese. Presentato l'evento Pescara a Marcord, ideato dalla collega Rita Consorte in collaborazione con la società del Pescara Calcio e con il patrocinio del comune, e che ha lo scopo di raccogliere fondi a sostegno del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civile di Pescara. All'asta anche maglie autografate della Juventus. Le vecchie glorie del Pescara Calcio scendono in campo per la solidarietà. Una serata a scopo benefico in nome dello sport, denominata Pescara Marcord, si terrà infatti il 10 giugno prossimo e vedrà in vetrina coloro che furono i grandi protagonisti in campo dei successi del Pescara negli anni 90 e 2000. La somma raccolta andrà a favore del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civile Spirito Santo. Alla cena sono stati invitati tanti ex calciatori biancazzurri, da Palladini a Colonnello, da Bordone a Gregori e Camplone, solo per fare qualche nome. Hanno assicurato la loro presenza anche Ivo ed Andrea Iaconi, l'ex vicepresidente del Pescara Antonio Oliveri. Si spera nella presenza anche di Giovanni Galeone. Ci sarà ovviamente anche l'attuale patron della società biancazzurra, Daniele Sebastiani. Questa iniziativa, che ha voluto tantissimo Rita Consorte, è proprio un tentativo di unire ancora di più la comunità, le società sportive alla realtà che vivono i bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica. Ovviamente parliamo di una realtà delicatissima, di bambini che vivono una sfida importante che noi ci auguriamo vinceranno, però adesso per loro è un momento sicuramente difficile, molto molto impegnativo per loro e per le loro famiglie, ed è fondamentale che questo momento venga reso il più lieve possibile, anche grazie all'aiuto della cittadinanza. In questo caso è lo sport che ci aiuta, e ci aiuta donando al reparto una rete wifi che ci consenta di vedere anche insieme ai bambini e ai ragazzi ricoverati magari le partite di calcio, ma anche altri programmi che possano rendere i periodi di ricovero un pochino più leggeri. Un'iniziativa veramente lodevole, ringrazio Rita Consorte che ci ha dato questa possibilità. Non dimentichiamoci la ASL che si è messa in gioco, Rita ha avuto questa brillante idea, e poi il Pescara Calcio che non si tira mai indietro, il Pescara Calcio che con i loro giocatori hanno più volte dimostrato anche nel periodo lockdown la solidarietà per questi bambini, quindi un ringraziamento veramente immenso a tutti. L'idea di questa iniziativa è nata in virtù del mio compleanno, che sarà il 10 giugno, guarda caso. E così ho pensato anche di legare questa iniziativa anche al ricordo dei miei cari, di mio fratello, di mio padre, che erano due grandi tifosi del Pescara che non ci sono più. E quindi spero che vada tutto bene, voglio fare un appello a tutta la città, unitevi a questa manifestazione, io vi aspetto. E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva, perché in queste ore, con i rumors che riferiscono dell'ingresso di nuovi soci nel Pescara, si torna a parlare con insistenza del restyling dello stadio Adriatico Cornacchia, che diventerebbe questione centrale per i programmi futuri. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ribadisce la massima disponibilità dell'ente. Ma lei ha sentito il presidente Sebastiani nelle ultime ore? No, non l'ho sentito, non lo sento da...
diversi giorni, anzi non lo sento forse da un mese, da quando ho avuto un incontro in cui ho spiegato agli interlocutori che non conoscevo che il Comune di Pescara, come sempre detto anche in conferenze stampa, sta ragionando sulla riqualificazione dello stadio. Per noi sarebbe il massimo poter trovare chi investe nello stadio di Pescara per migliorarlo nelle sue condizioni, per adeguarlo alle necessità attuali e anche forse per sgravare i cittadini di Pescara da un peso economico importante come quello che il Comune sostiene per lo stadio Adriatico. Quindi se domani dovesse venire il presidente Sebastiani con dei soci a proporre al comune il restyling dello stadio, insomma non ci sarebbero problemi da parte dell'amministrazione comunale? C'è una volontà politica amministrativa chiara del livello regionale e del livello comunale per la riqualificazione dello stadio. È chiaro che non può decidere soltanto il comune e non può decidere soltanto la regione perché la sovrintendenza ha sicuramente molta voce in capitolo e comunque ce l'ha il Ministero della Cultura, visto che le normative prevedono anche un intervento eventualmente al Ministero della Cultura per le decisioni del livello di riqualificazione degli stadi. Sindaco, per chiudere, potrebbero essere utilizzati dei fondi del PNRR per il restyling dello stadio Adriatico, come alcuni sostengono? A oggi non ci sono disponibilità di fondi così importanti per la riqualificazione dello stadio. Ci sono dei fondi per la riqualificazione di impianti sportivi che noi stiamo utilizzando e abbiamo utilizzato e se dovessero uscire altri bandi continueremo ad utilizzare. Fermo restando che se ci dovesse essere una proposta di project di un privato che sia la Pescara Calcio, perché queste linee normative si riferiscono proprio alle squadre professionistiche della città, noi la valuteremo come già stiamo valutando negli incontri che facciamo tutte le proposte che ci vengono dalla Pescara Calcio. E dal Pescara passiamo al Teramo in attesa di novità sul futuro con i tempi che in ottica iscrizione stringono sempre di più. Il sindaco Gianguido D'Alberto invita chi ha mostrato interessamento alla società ad andare sul concreto. Il primo cittadino ha detto la sua anche su Giuseppe Spinelli e sul rischio liquidazione. Ania Cantagalli. La speranza, che poi è legata al lavoro che si sta facendo, di arrivare all'iscrizione è sempre, insomma, viva, perché deve essere questo l'obiettivo. Tutte le energie sono concentrate proprio al raggiungimento di questo risultato. È chiaro che poi l'ottimismo è un po' inversamente proporzionale al tempo che scorre, che avanza, perché ovviamente ci sono delle tempistiche stringenti, c'è la consapevolezza del fatto che l'amministrazione giudiziaria sta comunque lavorando, insomma, ha sempre dimostrato disponibilità, sensibilità, sta ascoltando chiunque abbia manifesti un interesse, una volontà appunto di verificare le condizioni per entrare o attraverso una sponsorizzazione o attraverso l'acquisto delle quote. È la settimana decisiva, in realtà lo ripetiamo già da diverse settimane, quasi come un mantra, quasi come un invito assolutamente affinché chi abbia concretamente interesse faccia delle proposte strutturate, perché siamo ormai nel momento in cui occorre chiudere. È stato sorpreso di vedere Spinelli rilevare la Vista Artena e creare una nuova società di Serie D? No, sorpreso no, perché non avevo chissà quali aspettative, nel senso che c'era stata questa, anche da quello che ho letto e ascoltato anche da parte nel rapporto con l'amministrazione giudiziaria, questo interesse che però insomma è ancora un interesse generico, una sorta di verifica diciamo così preliminare che non è evidentemente arrivata a compimento. Se dovesse andare male lunedì, teme che il Teramo possa essere messo in liquidazione? Ma non ci vogliamo assolutamente pensare, quindi viviamo, non dico la giornata, però quotidianamente con un obiettivo unico, cioè quello di individuare la soluzione della strada per l'iscrizione al prossimo campionato. Un pensiero ovviamente ai tifosi che ovviamente vivono come noi in questo momento una situazione di grande preoccupazione, di grande apprensione. Purtroppo c'è questo contrasto, no? Tra il sentimento forte
portato dal tifo, dal legame con la nostra squadra, la preoccupazione per il futuro, con una situazione che evidentemente è segretata e protetta con numeri, dati che devono essere ovviamente preservati per poter arrivare prima possibile al risultato positivo, perché ogni, diciamo così, uscita un po' fuori dagli schemi o propagandistico oppure eccessivamente illusorio o altro può essere inefficace o peggio addirittura controproducente. Con la cerimonia di oggi alle ore 18 è stato riaperto al pubblico il circolo tennis di Silvi, la struttura di proprietà dell'amministrazione comunale che versava in uno stato di semi-abbandono è stata totalmente rimessa a nuovo. La SD Circolo Tennis di Silvi, presieduto dal maestro Silvestro Di Berardino, la gestirà per tutta la stagione estiva. I due campi garantiranno l'attività ludico-sportiva, lo svolgimento di tornei agonistici e amatoriali, una serie di corsi per principianti e per livello tecnico avanzato. Di particolare interesse le azioni promosse in ambito sociale con un corso gratuito per bambini e il camp estivo che si svolgerà in collaborazione con il CONI e la Federazione Italiana Tennis. Una buona notizia per i tanti appassionati ma anche per i turisti e amanti dello sport che ritroveranno dopo anni un impianto efficiente con servizi adeguati e una struttura organizzativa con alti standard qualitativi. E con questa notizia si chiude l'edizione del nostro telegiornale. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.